tanto l'indice che scende e si sta portando solamente, come vedete, Qualcomm no, si sta portando giù RCL attualmente, tutti gli altri, Para e Shopify. Para più di tutti per ora, no, RCL scusate, più di tutti per ora. Questo titolo qui inizialmente volevo guardarlo per un long, però ha fatto un veloce rifiuto con volumi, quindi non sono entrata. Poi sono indecisa, perché poi ci sarebbe in realtà contemporaneamente il long. Sarebbe un long qui su Qualcomm. Comunque se continua a consolidare qui sopra, sembrerebbe proprio una schematica di accumulazione questa qui, Quindi c'è attaccato ora i minimi di pre-market. Ok, ho la quinta candela ora, possibile ingresso. Allora, sto per entrare long su Qualcomm, come potete vedere, 104,74 la mia entry. Eseguita, ok. Beh, se non assorbe ora, non entrano ora i buyers, non entrano più. Se non entrano ora, va giù forte, anche perché io qui c'avevo una bella confluenza, quindi ci stava l'entry, questa zona qui. Allora, adesso ha funzionato. La zona che vi ho detto adesso, dove io ho effettuato l'ingresso, era una zona molto bella perché se vediamo, abbiamo la value area high del volume profile a intervallo fisso. Questo l'ho inserito io manualmente, perché quando apre il mercato tolgo quello dinamico, ok? Anche se ci sta. Ci sta perché comunque abbiamo accettato il long sopra la value area high. Ok, abbiamo fatto test e adesso mi aspetto dei rialzi che vadano almeno fino ai 106. Ora, se magari il tondo 100, mezzo tondo 105,5 può farsi sentire come resistenza, è probabile. Questo è probabile e già ha funzionato la resistenza a mercati aperti. Come devo portare pazienza? Qui devo portare pazienzissima. Comunque, voi sapete che utilizzavo già prima il VWAP, lo utilizzavo tramite il layout di Roberto, però aveva escluso le standard deviation. Le standard deviation sono queste cose che vedete, non sono le bande di Bollinger o Bollinger, non ho mai saputo qual è il vero nome. Bene, stiamo andando bene. Ma sono le standard deviation, più 1, meno, più 1, più 2, meno 1, meno 2, ok? Quindi le due standard deviation ho aggiunto e basta, ho semplicemente aggiunto questo, poi ho cambiato i colori a mio gusto e piacimento e devo dire che sono molto utili, le ho aggiunte per creare nuove opportunità, siccome praticamente con la strategia di trend continuation, ok, su questi time frame, a seconda della strategia di Roberto, insomma, trovavo sempre pochissime opportunità. Non che sia sbagliato questo, perché sicuramente anche con questo metodo non è che troverò tante opportunità, però avendo già due visioni, un'altra visione in più, magari anziché trovare solo un trade, 2, 3 trade a settimana, magari ne trovo 5, 6. Per me sarebbe grandioso veramente. In realtà con questo metodo ne trovo minimo uno al giorno, solo con questo metodo, ma minimo di operazioni. E poi ti lasciano tutto il tempo di decidere se effettuare un trade. Per cui io ho inserito un ingresso buy limit. In realtà sarebbe stato bene anche entrare. Io sono entrata in realtà a 104,67. Io dopo ve lo faccio vedere, ma io sono entrata in confluenza con l'imbalance qui. Non so, l'imbalance 3 minuti, io non so se la vedete, ma è questa. In realtà era poco più sotto, ma
la paura di non essere eseguita su un setup così buono era alta. Siccome manco tanti trade, sempre per avidità di precisione, ho deciso di spostarmi leggermente più sopra. Adesso però, siccome abbiamo raggiunto l'1-1, io mi metto a break-even ora. Ok, ho il break-even qui. Io credo che possa sentire solo quest'area qui come resistenza. Poi, nel caso conferma anche al di sopra, fa un breakout anche di questo livello, 106 proprio a occhi chiusi li raggiungiamo. Ottimo trade, ve lo faccio vedere comunque che sono dentro. Ok, questo è solo l'ordine di stop. A 104 e 67, vedete? Qui a destra, vi sto facendo vedere la TWS, non ha la fascetta rossa della demo, è il conto reale, ovviamente. E siccome sono in fase di test, io vi assicuro che la size era ridotta. Non sono una folle perché sto testando con soldi reali, quindi le size sono ridotte. Attualmente sto guadagnando 0,83. 0,85% del capitale sto guadagnando in questo momento, quindi capite che il rischio era molto ridotto. Se qui io in genere rischio sempre l'1% a trade, e in questo caso guardate ragazzi, si è divorato i 105,5 e ora vado proprio tranquillissima. Mi metto un sell limit a 106. Eseguito. Ragazzi, oggi avevo anche la divisa da lavoro, come potete vedere. E niente, è andata semplicemente così, chiusa 1% di gain e rischio l'avevo ridotto, ripeto, perché sto testando questa strategia qui. Detto ciò, io vi porterò, continuerò a portarvi questa strategia. Io ragazzi ho fatto tanti trade anche ieri con lo stesso metodo, l'1 a 4 rischio rendimento, ma in una maniera veramente pazzesca c'è il rifiuto di queste zone. Poi ovviamente vanno sempre contestualizzate. Io in genere trovo imbalance sul time frame 3 minuti, vedo che ci sono forti reazioni su quei livelli e poi mi regolo di conseguenza cercando i take profit tramite il VWAP, semplicemente le standard deviation. Per cui per oggi è tutto, ci vediamo nel prossimo video e namaste.